Allora, ciao ragazze, non so innanzitutto come si possa vedere perché ho cambiato un attimo location. E, vabbè, comunque questo è un video veloce veloce, molto rapido, perché volevo farvi vedere un attimo gli acquisti che ho fatto ieri. Sono andata all'outlet Castello Romano con finalmente il mio ragazzo si è deciso a portarmici, poverino. E praticamente sono andata da Douglas e da Bottega Verde perché avevo finito delle cose e volevo ricomprarle. Innanzitutto stavo finendo il mio mascara e quindi ho visto la pubblicità del mascara della L'Oreal Paris, che è Telescopic, non so come si pronuncia, Explosion Mascara, che è questo qui, con un applicatore nuovo, diverso. Praticamente vedete com'è, è a palletta, sì, con tutti, vabbè, tutte le cose del mascara, non so come si chiamano. E devo dire che oggi l'ho provato e innanzitutto non è molto pratico, diciamo, se magari tu vai di fretta, il mascara lo metti e fatto. Questo, avendo questo applicatore piccolino, comunque devi stare lì, diciamo, ciglia per ciglia quasi, comunque però ci riesci a prendere anche queste. E quindi magari uno mette prima il mascara normale e poi questo lo mette dove, diciamo, rifinisce il lavoro. Però se uno oggi andavo di cioè comunque andavo con calma, quindi cioè l'ho messo abbastanza bene, mi piace proprio adesso e non mi sembra malaccio, e perciò questo qui l'ho pagato 12 euro e qualcosa mi pare. Io so, non ho capito una cosa, se il prezzo era di meno perché l'ho preso all'outlet oppure il prezzo è proprio questo e quindi all'outlet l'ho pagato uguale come se l'andassi a prendere oggi in una profumeria che sta qui, che ne so, così. Quindi non lo so, comunque l'ho pagato 10 euro, poi vedete un attimo. E comunque ve lo consiglio, a me mi sembra molto abbastanza buono. Sì. Certo, ve l'ho detto, se andate di fretta non è l'ideale perché c'è state mezz'ora per metterlo bene. Comunque, questo. Perciò mi piace, poi mi piace un sacco il colore, questo bel rosso denso. Poi sono andata alla Bottega Verde e ho preso il correttore che l'avevo finito. Io ho voluto provare questo qua duo, che ha la parte questa qua, diciamo color carne, per le occhiaie. E invece questa qua verde, qua c'è scritto per la cuperosa, io lo uso anche per magari le bollicine, comunque cuperosa non ne soffro. Oggi l'ho provato sempre, però lo voglio riprovare perché non ne sono tanto convinta. Di questo qui sì, allora questo qui mi piace un sacco. Io comunque non avendo l'occhiaio l'ho messo sopra questo verde perché se no mi rimaneva la macchia di colore. Perciò questo verde, ah, cioè, un attimo, ce l'ho provato prima. Vedete, questi sono i colori. Qua, vedete. Verde, no, color carne, diciamo. Vedete? Questo qui copre benissimo, però sono molto soffici, cioè quando lo vado a mettere sono soffici, non sono troppo pastosi. E questo verde, io non lo so, il rossore lo toglie perché comunque essendo verde il rossore lo toglie, però sopra per forza un po' di quell'altro ce lo dovete passare, che sennò vi rimane sta chiazza brutta 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 brutta. E l'ho pagato, mi pare, questo qui 6 euro qualcosa, mi pare, non ne sono sicura. E vabbè, insomma. Poi l'ultima cosa che ho comprato è che, diciamo, volevo provarla, è una mia curiosità, non lo so. Questa qui è penso una base per il trucco, Homogene, so come si legge, scusate. È base trucco riformante con pantenolo e vitamina E. Praticamente questa c'è scritto di applicarla dopo aver lavato il viso, prima del trucco, e comunque opacizza e ha un effetto matte, non lascia, quindi non è lucida, è buonissima, profuma, vedete com'è tipo rosato il colore, è molto, sembra quasi un gel, però non è un gel, cioè lo andate a mettere, qui sembra rosa ma non è che poi diventate rosa, ma c'è trasparente, naturalmente, ce l'hanno, faccio vedere un attimo, sì, non è proprio. Io l'ho messa stamattina, l'ho provata, quindi l'ho provata solo oggi. E devo dire che comunque, appunto, io avendo la pelle lucida mi serviva una cosa che mi fissasse un po' il trucco.
Quindi comunque come primo giorno è andato abbastanza bene, già da stamattina che sono truccata, quindi non ho fatto ritocchi e niente, quindi mi ritengo più che soddisfatta, però magari lo provo un'altra volta, cioè continuo a provarla, vediamo se il risultato è altrettanto buono le altre volte che lo provo e poi magari mi posso anche permettere di consigliarvela. E questa qui l'ho pagata 5 euro o 8. Io non lo so, non lo ricordo. Scusate, sono proprio legata per i prezzi. E mi pare tutto qui. Sì, per il trucco ho preso solo questa roba. E comunque, spero vi sia potuto interessare, perché sia stato un video interessante. E alla prossima, un bacio!